Ciao a tutti, questo è il prefermento che ho preparato con una piccolissima parte di pasta madre, ho messo acqua e farina e ho formato questa pastella, l'ho tenuta a lievitare tutta la notte. Voglio farci un pane con questa farina che ho trovato proprio per caso in un supermercato, c'era soltanto questo pacco, è una farina macinata a pietra, questo è il prefermento che avete visto la mattina dopo. Questa è la farina, guardate che colore ambrato che ha, proprio una farina di tipo 2 a pietra e quindi il chicco del grano è stato macinato per intero e ha mantenuto tutte le sue proprietà. Si vede benissimo la differenza con la zero, vedete, anche se la zero non è raffinata, non è raffinatissima, è una via di mezzo. Ma la differenza è notevole. Bene, metto direttamente nella ciotola della planetaria e aggiungo piano piano acqua e il resto degli ingredienti. L'acqua ne ho preparata 400 grammi, però come sapete, in base alle farine che usate, ce ne può volere anche un pochino meno. L'idratazione qui, siccome sono 5,50, sta intorno ai 70, al 70%, però calcolate che anche il prefermento gli dà un po' di idratazione in più, visto che è leggermente liquido. Bene, metterò un pochino in autolisi, una trentina di minuti. Metto ancora un'altra un po' di acqua. Profuma già adesso questa farina. Non ho provato a farla, a mettere solo questa farina di tipo 2, ho aggiunto un po' di zero per aiutare un pochino la lievitazione, però volendo si può provare, sicuramente magari non verrà molto alveolata. Bene, passato il tempo metto ancora l'acqua, metto adesso il prefermento, eccolo qua. Ok, vedete com'è lievitato bene, bello pronto. Bastano con il caldo, bastano anche 6 ore, quando vedete fare le bollicine che è pronto. Io adesso l'ho lasciato tutta la notte. Ok, faccio girare un pochino. Aggiungo ancora acqua, sì, a questo punto l'ho messa tutta e quindi siamo arrivati sopra il 70% come idratazione, eh? Credo intorno ai 75, calcolando anche il prefermento. Ho messo anche mezzo cucchiaino di malto, nell'impasto. Aggiungo il sale, io non ne metto mai molto, anche perché queste farine sono già saporite di per sé. Bene, una volta pronto l'impasto, eccolo qua, vedete, è morbido, faccio un giro di piega in ciotola, in questo modo. Bene, lo giro sul piano di lavoro e lo faccio rilassare un pochino, una ventina di minuti. E poi farò delle pieghe slap and fold, un giro di pieghe slap and fold, ma se volete potete fare le classiche pieghe normali. Queste si usano di solito quando è molto idratato. Questo diciamo che è una via di mezzo, abbastanza morbido. Quindi ho fatto un paio di giri così. Ecco arrotondo un pochino, lo pirlo un pochino, lo lascio rilassare ancora 10-15 minuti e poi faccio ancora un altro giro. Approfitto per dirvi che mi scuso se non sto facendo troppi video ultimamente,
Con questo caldo sono un po' stanca, anche accendere il forno è un problema. Sì, ho fatto delle cose diverse, tipo dolci, ma vedo che non sono molto seguiti sul mio canale. Voi siete affezionati al mio pane, quindi alla pasta madre. Però ecco, poi devo partire per l'Alto Adige, quando torno al limite a settembre. Ci rimetteremo in riga. Approfitterò anche per prendere un po' di farina su dell'Alto Adige. Bene, ho messo nella ciotola e ho lasciato lievitare, vedete, fino al raddoppio. Adesso il tempo qui da me sta facendo caldissimo e non ci è voluto molto, 4 ore all'incirca, però regolatevi, insomma, con la vostra temperatura e anche con la stagione, perché qui siamo in estate, magari se fate questo pane in inverno le cose cambiano, eh? Quindi cercate di regolarvi anche con i vostri tempi. Che so, per esempio, questo passaggio si poteva fare anche mettendolo in frigo, riprendendolo l'impasto la mattina, per dire. Sto facendo un giro di pieghe, come vedete è molto morbido l'impasto, quindi è ben idratato. Faccio questo giro di pieghe. Ok. Allora, di solito i giri di pieghe se ne fanno due, ma io ne farò uno, adesso lo lascio una mezz'oretta, ne farò uno perché ho visto che è ben lievitato già l'impasto, quindi non serviva fare un altro giro, vedete, ci sono le bolle, faccio attenzione a non romperle e vado direttamente a formare un filone, filone, pagnotta, quello che volete, io do la forma che faccio sempre, che adatto poi al mio cestino di vimini. Avvicino i lembi in questo modo. Ok. Come avete visto, siamo arrivati quasi a 5.000 iscritti, eh? Non è male, amici. Solo però quello che manca ai miei video è farli girare un pochino di più. Se lo fate, vi ringrazio, ve ne sarò grata perché ho visto, insomma, a parte quelli dello scorso anno, quelli più recenti, non ci sono molte visualizzazioni. E quindi mi farebbe piacere se li condividete per farli girare un pochino. Bene, metto un po' di semola, ho preparato, questa volta ho messo la carta forno con sotto la semola e lo metto così, lo metto a lievitare, lo copro, metto ancora un po' di semola e questo poi o lo capovolgo oppure lo prendo direttamente con la carta quando vado ad infornare. Allora, io l'ho lasciato lievitare ancora, però per esigenze mie personali ho fatto un passaggio in frigo, quindi ho rallentato un pochino la lievitazione mettendolo dentro coperto dentro una busta di plastica ben chiuso in frigo. Poi l'ho tirato fuori dopo diverse ore, quindi voi fate come meglio credete, tenetelo a temperatura ambiente per farlo lievitare. Deve gonfiarsi, fate la prova a dito. Questa è una cosa che dovete vedere voi, non dovete sentire quello che dico io, ma dovete abituare il vostro occhio a vedere la lievitazione. Bene, l'ho tirato fuori, l'ho messo su una teglia fredda, ho fatto il taglio e poi l'ho messo sulla teglia bollente che avevo messo in forno. Sapete, questi sono i miei passaggi che faccio sempre. Allora, il forno rimane a temperatura alta per 15-20 minuti, dopodiché ho abbassato a 220, ho tolto il pentolino, poi l'ho tenuto ancora a 220, poi ho abbassato a 200
e a 180 a spiffero. Pressappoco sono 45-50 minuti, regolatevi con il vostro forno. Non si è aperto molto come avete visto perché era morbido, non sono riuscita ad affondare troppo con la lametta. Però adesso vediamo il taglio, vediamo l'interno, eh. Sorpresa, bello, ma ragazzi c'è un profumino incredibile, questa farina è profumatissima, veramente profumata. Beh, io direi che è venuto molto bene, no? Molto bello, sì. Taglio qualche altra fetta, così vediamo bene. Naturalmente ho tagliato freddo, perché l'ho cotto in serata tardissimo e l'ho lasciato tutta la notte e ho tagliato la mattina. Ok, tagliamo qualche fetta. Io di solito per non tenerlo tanti giorni, taglio le fette e le surgelo. Poi una volta che le tiro fuori, basta una scaldatina, sono come fresche. Bello, molto bello, mi piace, sì, profumatissimo. Devo riprenderla, sì, questa farina. Voi anche se non la trovate la stessa, naturalmente non la sicuramente non la trovate, però una simile macinata a pietra. Ok, bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito a provare a fare questo pane che è stupendo e noi ci vediamo fra un po' con qualche altro video. Ciao a tutti, un abbraccio.